Anche Franco Latempa, che è stato vice sindaco di Sacco, presidente della comunità montana Calore, per questioni anche anagrafiche purtroppo, solo su questa vicenda può raccontare parecchio, anche se lui non è stato un protagonista diretto della storia. La tua, perché quest'opera si è sostanzialmente eclissata? Praticamente non si vuole vedere, ce ne si vuole, in qualche maniera liberare. Ma io credo che la questione della Fondovalle ha rappresentato due forti momenti: il momento dell'illusione, un territorio che cercava di proiettarsi anche fuori dalle zone interne, cercava dei collegamenti con Salerno, c'erano tante risorse, c'era tanta buona volontà e tanta voglia di fare. E questo, diciamo che a parte tutta la vicissitudine iniziale, che sicuramente ha causato dei problemi, ma che poi poteva essere facilmente superata, diciamo che c'è stato un impegno da parte del territorio per affrontare la problematica di fare proprio. Quindi diciamo che i problemi e le difficoltà sono tutte interne al territorio. E dimentichiamo, il sindaco Martino parlava del 2002, io ricordo che era del 2003, quando Variante, in un incontro alla provincia, riunì tutti gli amministratori e di fatto commissariò. Sì, sì. In questo momento, poi siamo riusciti a trovare il mandolo della matassa, siamo riusciti a recuperare il finanziamento, gli 80 miliardi che devono portare gli 11 km di strada, però dovrà essere la provincia a essere rende gestore. Da allora sembrava che tutto dovesse correre con immediatezza. Vi ricordo anche, io parlai con una telefonata con l'allora assessore della Alfieri, sembrava che tutto dovesse risolversi un po' via. Dopo tutto ad un tratto, nel 2019, è stato un passo finanziario, anche se erano stati recuperati, poi l'appalto era stato dato, c'era stato il fallimento della ditta, tutte difficoltà che poi il territorio non ha capito e che non era più in grado di capire. Perché nel frattempo, quello che diceva qualcuno prima di me, si è parlato poi di sopravvivenza, non si parla più ormai di progetti a medio e lungo termine, tutti quanti oramai sono convinti che un progetto sul nostro territorio che ha una scansione di 5-10 anni può avere degli effetti limitati su quello che sta accadendo adesso. E quello che sta accadendo è che in 10 anni si perde un comune almeno di 2.000 abitanti tra la fascia che va da Controne fino alla zona di Campo, quindi dalla nostra parte. 2.000 abitanti, che non c'è nessun comune sul nostro territorio che arriva a 2.000 abitanti. C'è Laurino che arriva sui 1.600, Piaggina dai suoi 3.000 arriva a 1.300 abitanti. Quindi adesso dicevo si parla di sopravvivenza, ma la sopravvivenza vera è che la viabilità oramai è al tracollo. Il sindaco con l'aiuto del presidente della comunità montana degli Alcorni giustamente parlava di Aguara, di Ottati, di Roscigno, ma non dimentichiamo che noi abbiamo un costone roccioso a Sacco che è lì da 6 anni, dal novembre, 5 anni e mezzo, dal novembre del 2010, e che è ancora lì, con una strada interrotta burocraticamente, però nei fatti è attraversata quotidianamente. Viene attraversata quotidianamente dai cittadini a proprio rischio pericolo. Sacco è l'unico comune che non ha un collegamento diretto con il capoluogo di provincia. Sacco, gli studenti di Sacco, per andare nel Vallo di Diano, per andare a Piaggina, per andare altrove per studiare, devono arrangiarsi proprio con gli anziani per servizi dell'ospedale. Altre notizie che arrivano non sono foriere, insomma, di buoni auspici. È quello dell'ospedale, sarà smobilitato. Allora c'è un interesse da parte degli enti esterni a questo territorio di investire territorio, ma soprattutto su questo territorio c'è la capacità di organizzarsi, di uscire un pochino fuori dalle beghe locali e nelle beghe locali anche fuori dalle beghe politiche per fare un progetto unico di sviluppo, anche perché si parlano di 53 milioni. Sacco ad esempio è uno di quei comuni che ha ricevuto più soldi di quanto potesse riceverne altrove, 219, circa 60 miliardi, altri finanziamenti con PIPOR, PCR eccetera. Ricordiamo che Sacco è una zona industriale. Ha una zona industriale senza industria, insomma. Ecco, mi sembra un po' alla catalana, insomma. La zona industriale senza industria è come il muro senza muratore, insomma. Quindi diciamo che in effetti sono anche queste contraddizioni poi che contraddistinguono tutto il territorio, ma di questo sono convinto. Anche se arrivano, l'ho detto sempre, se arrivano i soldi con le carriole appalate e non c'è un progetto unico di sviluppo, non c'è un'idea di territorio, queste risorse portano sempre al degrado e qualche volta, anzi molto spesso, alla corruzione. Questa è la sintesi. E quindi io qui rappresento non più le istituzioni, dicevo, perché io sono oramai un ex
anche per questioni anagrafiche che diceva il buon Oreste, insomma. Però oltre ad essere un ex, sono un cittadino deluso che rappresenta qui la delusione di un territorio rispetto alla politica poi del territorio, della quale poi non vorrei parlare, perché io credo che la politica del territorio è ingiusto parlarne, lo dico in maniera molto, salve alcune eccezioni, perché parlare del nulla è un problema ontologico, di difficile, anzi di impossibile soluzione. Quindi questo è.